Sì, signor Presidente, io intervengo per chiedere alla Presidenza di riconsiderare il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti a mia firma e sottoscritti da tutte le deputate e i deputati di Libere e Uguali. E chiedo, se possibile, appunto, un nuovo esame, perché ad esempio, le porto due esempi, l'1 bis 0300 e l'1 bis 0301 differiscono dall'articolo 1 bis introdotto in commissione, che riguarda i giovani sotto i 35 anni, solo per la platea dei destinatari, cioè nel mio caso parliamo delle donne vittime di violenza e delle donne disoccupate nel mezzogiorno. E vorrei anche dire che il senso di questi miei emendamenti era proprio finalizzato a denunciare, signor Presidente, una grave lacuna di questo decreto, perché nel decreto cosiddetto dignità non c'è una riga, dico una sola riga, per occuparsi della situazione che riguarda l'occupazione femminile, quindi di uno degli aspetti più indegni della situazione economica e sociale del nostro Paese. E allora lei, signor Ministro, ma non lo sa che in Italia lavora solo il 49% delle donne? Lei, signor Ministro, non lo sa che al Sud la percentuale scende al 32% a fronte del 62% della media europea? E lei non sa, signor Ministro, che a parità di mansioni le donne nel nostro Paese guadagnano di meno? Non sa che le donne vittime di violenza a volte rimangono nel contesto violento perché non hanno un'occupazione? E allora, signor Ministro, le sa o non le sa queste cose? Glielo chiedo a lei, glielo chiedo, perché in questo decreto, appunto, non c'è Presidente traccia. Presidente Volti deve allora parlare però sull'ammissibilità. Sì, ma era per denunciare questa imperdonabile Chiaro, dimenticanza, signor Presidente. Però siamo il 51% della popolazione. Parliamo dell'ammissibilità. E dunque, come si fa a non concepire che le donne in situazione di lavoro oggi hanno un problema aggiuntivo rispetto agli uomini? Questa dimenticanza, a mio avviso, è inaccettabile. Comunque capisco le sue esigenze, sono strettamente regolamentari, signor Presidente. Grazie.